Finanziamento in arrivo per i 5 comuni del Gal Terre di Aci, dalla Regione 458.000 euro per elaborare insieme su una vasta area progetti di sviluppo. Scuola prima campanella anche ad Acireale con gli auguri di sindaco e assessore, ma tiene già banco la questione dimensionamento. Calcio, pesante sconfitta per l'Acireale sul campo della corazzata Scafatese, l'Acireale spreca troppo, poi crolla. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. Come abbiamo sentito dai titoli di apertura, finanziamento in arrivo per i 5 comuni del Gal Terre di Aci, finanziato dalla Regione, un progetto che consentirà ai 5 comuni, Acireale e capofila, di elaborare insieme su una vasta area progetti di sviluppo del territorio. Fondi in arrivo per la creazione di progetti volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico delle Aci e di nuove possibilità di sviluppo. La Regione Siciliana ha approvato tramite decreto il progetto Rural Hub delle Aci, dedicato al sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. 458.973 euro la somma stanziata a favore del Gal Terre di Aci, che permetterà ai 5 comuni del comprensorio con Acireale capofila di approntare progetti esecutivi volti alla pianificazione del territorio e al suo rilancio economico. Nello specifico, il Rural Hub si presenterà in continuità con l'esperienza del Living Lab come un laboratorio di progettazione, con la costituzione di 5 comitati scientifici composti da dirigenti e funzionari degli uffici tecnici comunali, 8 tecnici esterni e stakeholders qualificati. Studi di fattibilità su beni culturali, mobilità sostenibile ed economia inclusiva, i spazi confiscati alla criminalità, gli oggetti di 3 studi di fattibilità che verranno redatti dai comitati e successivamente posti a base d'asta per la loro trasformazione in progetti esecutivi. 2. I progetti che riguarderanno il piano strategico del contratto di fiume per la valorizzazione e salvaguardia dei territori fluviali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Lo stanziamento, commenta il sindaco di Acireale, nonché presidente del GAL, Roberto Barbagallo, permetterà ai comuni aderenti di supportare progetti relativi a sviluppo delle attività produttive, economiche e sociali. Spetteranno ai sindaci, con il fondamentale lavoro degli uffici e la capacità di coinvolgimento del territorio, orientare le progettazioni utili a valorizzare questa preziosa dotazione per lo sviluppo dei nostri territori. Possibilità dei comuni di progettare insieme su una vasta fetta di territorio, di partecipazione di stakeholders e cittadinanza, riunioni di indirizzo e progettazione e la varietà di progetti rispetto alla fase del Living Lab. Queste le potenzialità elencate dalla direttrice del GAL, Anna Privitera. Il progetto portato dal GAL Terre di Aci è nato dal confronto e dal coordinamento con i portatori di interesse del comprensorio acese. Siamo galvanizzati dall'idea di progettare insieme con la comunità, incarnando pienamente lo spirito dei GAL con un approccio allo sviluppo partecipativo della comunità interessata. Ritorno a scuola bagnato per gli studenti acesi. La campanella è suonata già stamane nella maggior parte degli istituti comprensivi acesi, come già preannunciato nel servizio di sabato, e con qualche novità. Vacanze finite per gli studenti acesi e proprio alla vigilia del riavvio delle lezioni da Roma è giunta una importante novità. Nel pomeriggio di sabato, infatti, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha firmato un decreto recante le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che entrerà in vigore con effetto immediato. Insegnamento al quale saranno dedicate 33 ore annuali trasversali a tutte le discipline e curate dai docenti di classe senza nuove nomine di personale. Ma oltre all'educazione civica, sulle scuole italiane, purtroppo anche su quelle acesi, continua ad esserci la nebulosa del dimensionamento, allontanata lo scorso anno scolastico, ma che presto tornerà prepotentemente alla ribalta. Il 24 luglio scorso, infatti, in piena estate, l'assessorato regionale all'istruzione ha fornito le indicazioni generali e i criteri a cui dovranno attenersi le conferenze provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento.
Tra questi criteri, nel decreto trovano spazio la razionalizzazione degli istituti comprensivi nei grandi centri urbani ai fini di un riequilibrio degli iscritti per istituti e la riorganizzazione dell'offerta formativa degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che dovrà mirare alla costituzione di poli di percorsi di studio omogenei. Il decreto prevede anche che la pianificazione delle proposte di dimensionamento e di razionalizzazione della rete scolastica dovranno tenere conto di una stabilità tendenzialmente quinquennale e della distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenza, tenuto anche conto dei parametri numerici. Leggendo questi criteri, appare chiaro che qualcuno dei 6 istituti comprensivi accesi potrebbe essere a rischio di dimensionamento e che anche i 2 istituti superiori che attualmente presentano il minor numero di studenti, lo storico liceo classico Gulli e Pennisi e l'istituto Brunelleschi, rischiano seriamente di essere riorganizzati e di perdere la loro autonomia. Cosa succederà e cosa verrà deciso nei tavoli tecnici lo sapremo solo nelle prossime settimane. In attesa dei paventati tagli, non resta intanto che augurare a tutti buon anno scolastico. Buon anno scolastico è quello che hanno anche augurato ad Acireale agli studenti il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione. Ritorno in classe scaglionato per 4 istituti comprensivi su 6. Sindaco e assessore hanno inteso personalmente dare il benvenuto agli studenti. Inizio di anno bagnato, inizio di anno fortunato ad Acireale, specialmente oggi anche dal punto di vista meteo, senza così un'eventuale pioggia torrenziale. 4 istituti comprensivi su 6 si sono messi in cammino per il nuovo anno scolastico 24-25 con il sindaco Roberto Barbagallo che si è recato questa mattina nel comprensivo Giovanni XXIII 10 Platani, mentre il vice sindaco, nonché assessore alle politiche scolastiche Valentina Pulvirenti, ha inteso portare un messaggio augurale a dirigenti, docenti, personale e genitori per questo ritorno in aula. Un tour che ha visto toccare a guardia il plesso appartenente al comprensivo Rodari e poi ancora la Paolo Vasta e il plesso San Michele appartenente a quest'ultimo istituto. Quest'anno si inizia in maniera speciale, 2 le novità fondamentali, l'avvio di una classe prima a tempo pieno e questa è un'innovazione importante, ma soprattutto l'avvio di una sezione sportiva per la secondaria di primo grado. A partire da queste nuove innovazioni offriremo all'utenza acese che sempre ci ha favorito un servizio di qualità attraverso nuovi spazi, compresi quelli delle palestre che a giorni saranno pronte. Nella lettera aperta per la prima campanella a tutte le scuole, il sindaco Roberto Barbagallo, augurando buon lavoro, ha sottolineato, fra l'altro, come per i ragazzi l'anno scolastico costituisca un periodo di crescita culturale e sociale. Tra i banchi, ha aggiunto, e all'interno delle aule, i ragazzi sviluppano la propria coscienza civica e il senso di comunità. Soprattutto per i debuttanti a scuola, siano essi dell'infanzia o della primaria o della secondaria, tanta emozione, così come del resto per gli stessi genitori, con gli insegnanti che con l'accoglienza cercano di fare superare questi primi momenti particolari. Siamo soddisfatti comunque di iniziare quest'anno scolastico con i plessi in ordine o comunque rispettando quelle che sono state le richieste e le esigenze da parte di tutti i dirigenti scolastici. Devo dire che oggi per molti dei piccoli studenti rappresenta il primo giorno di scuola o il rientro per affrontare un nuovo anno scolastico. Quindi io faccio il benvenuto ai più piccoli che si affacciano in questo stupendo mondo che è la scuola, ai più grandi auspico che possano percorrere questo nuovo anno scolastico in piena collaborazione con tutto il personale docente, ma anche riconoscendo e avendo quindi la consapevolezza che la scuola rappresenta una vera e propria formazione non solo didattica e culturale, ma anche a livello personale. Novità in questa tornata per i piccoli allievi dell'asilo comunale San
Martino, il loro trasferimento, seppur temporaneo, nel plesso di via Bonaccorsi ad Aci Platani. I nostri piccoli bambini, i nostri piccoli studenti del San Martino, che è interessato a lavori importanti di ristrutturazione, anche il plesso che li ospita è stato oggetto di interventi per poter ospitare questi nostri piccoli bambini al meglio. È vero, c'è stata una lieve riduzione rispetto al numero e quindi alla capienza che magari il San Martino offriva loro, però abbiamo fortunatamente tante strutture convenzionate, quindi tanti genitori hanno optato per questa scelta, ma l'auspicio è quello poi di aprire al più presto nuovamente il San Martino, migliorandolo anche sotto il punto di vista strutturale, in quanto a livello gestionale siamo già diciamo nell'eccellenza. Adesso spazio alla cronaca, manette ai polsi a Catania per un 59enne al termine di uno spettacolare inseguimento, evaso dai domiciliari e riconosciuto dagli agenti della polizia, l'uomo si è prima dato ad una precipitosa fuga a bordo dello scooter per poi proseguire a piedi, venendo infine bloccato in viale Africa grazie all'utilizzo del taser. Sotto il sellino del motorino poi gli agenti hanno ritrovato diverse dosi di cocaina e marijuana pronte allo smercio, allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce altre dosi di marijuana e materiale utile per il confezionamento della droga. Vedete le immagini dello spettacolare folle inseguimento per le vie di Catania. La denuncia di un 48enne catanese ha invece permesso di sgominare una banda di truffatori che si spacciavano per assicuratori. Attraverso un'app di messaggistica, il gruppo, composto da tre persone, tutte di origine campana, attirava l'interesse delle vittime con offerte vantaggiose e, dopo un primo bonifico, convinceva il malcapitato di turno ad effettuarne un secondo, millantando presunte problematiche nella transazione. Capendo di essere stato truffato, l'uomo ha sporto querela. Gli agenti del commissariato centrale della Polizia di Catania sono così riusciti a identificare i tre tramite una serie di accertamenti bancari, i tre denunciati per truffa in concorso. Uno si trovava già detenuto in carcere per altri reati. Aveva un arsenale nascosto nel bagagliaio dell'auto. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno denunciato un 48enne del posto per porto abusivo d'arma da fuoco, munizioni, oggetti atti ad offendere e ricettazione. Carabinieri del NAS invece in azione a Catania, tre ristoranti di pesce nella zona pescheria della città finiti nel mirino dei militari a seguito di una serie di controlli. Alimenti congelati, spacciati per freschi e pesce privo di tracciabilità, le irregolarità riscontrate con la distruzione di ben 18 kg di pesce non idoneo al consumo e il sequestro complessivo di 40 kg di prodotti ittici. Non mancano inoltre le carenze igienico-sanitarie per presenza di blatte e insetti. I titolari delle attività sono stati denunciati e sanzionati per un totale complessivamente di 50.000 euro. Sono ancora in corso le indagini per far luce sulle cause del rogo che ha distrutto stamane un camion dei Panini alla stazione di Catania. Alle prime ore dell'alba lo scoppio dell'incendio con le fiamme divampate all'interno del mezzo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza due bombole del gas, evitandone il coinvolgimento e la deflagrazione che avrebbe avuto ben più gravi conseguenze. Secondo i primi accertamenti, a provocare l'incendio potrebbe essere stato un cortocircuito partito dai frigoriferi.
oggetti sacri provenienti da un furto sacrilego nella chiesa Regina Pacis a Giarre sono stati riconsegnati anonimamente. Gli oggetti restituiti da mano ignota non sono tutti quelli oggetto di furto e si trovano in pessime condizioni, ma in parte sono stati restituiti ignoti ladri. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio scorso si erano introdotti nella chiesa Regina Pacis a Giarre e avevano trafugato una decina di oggetti sacri tra candelabri e calici e altri oggetti di proprietà della chiesa. Incidente stradale mortale questa mattina sulla statale 626 Caltanissetta-Gela all'altezza di Butera. È morto un giovane di Vittoria, 28 anni, nello scontro tra la sua auto e un camion. È stata invece aperta solamente poco prima della mezzanotte di ieri l'autostrada Palermo-Catania dopo l'incidente mortale che ha provocato la morte del 57enne Massimo Frumenti, romano residente a Catania. Lo scontro tra due auto è stato all'altezza di Resuttano. Sono rimasti gravemente feriti nell'occasione anche un bambino e la madre, attualmente in prognosi riservata. Ci fermiamo adesso, spazio alla pubblicità, pochi minuti e torniamo. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico di Acireale, l'eccellenza dell'artigianato e dell'agroalimentare. Esposizione di prodotti di qualità, estemporanee ed artigiani, degustazioni di preparati siciliani. Nel corso delle serate, musica, spettacoli, animazione, artisti di strada, cabaret e tanto altro. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico. Aperta tutti i giorni dalle 17 alle 23. La domenica anche di mattina dalle 10 alle 13. Organizzazione a cura dell'assessorato attività produttive della città di Acireale, con la regione siciliana e la Camera di Commercio Sud-Est Sicilia. Rivediamoci insieme in Buona Vista. Da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo Acireale, promozione famiglia. Se acquisti dei nuovi occhiali, junior o progressivo, oppure office per il computer, riceverai un buono famiglia per un altro nuovo occhiale con condizioni vantaggiose. Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 9 novembre. Regolamento interno al punto vendita. Se si tratta di mangiare buon pesce, Pianeta Mare. Oggi, dalla grande esperienza della pescheria, è nato il ristorante Pianeta Mare, un'elegante location dove puoi gustare tantissime specialità e il pescato del giorno. Pianeta Mare, un posto sicuro dove approdare per la qualità di ciò che ti viene offerto, per la cordialità di chi ti serve al tavolo. Pianeta Mare, ristorante a Capomulini, in via Garitta 14-16-18, all'inizio del lungomare subito a destra. Pescheria in via dei Casali di Acireale, Acireale. Pianeta Mare, l'eccellenza del mare. Settembre è tempo di rientro. Dall'11 al 19 settembre Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, brick 1 litro, 79 centesimi. Primo amore, olio extravergine d'oliva 75 cl, 5,99 euro. Valgrana, formaggio Piemonte, stagionatura 16 mesi, 89 centesimi letto. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di holter pressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 o a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 a Acireale, anche solo per un consiglio. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 18.05. Autoriparatori di fiducia da sempre.
Eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro TG. Ha rassegnato stamane le sue dimissioni da presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Nando Ardita, una scelta, dice, presa non certamente a cuor leggero, donare gratuitamente il proprio tempo per un qualcosa in cui si crede, penso sia la cosa più nobile che una persona possa fare. Una notizia che aleggiava da tempo e stamane è arrivata all'ufficialità. A poco più di un anno dalla sua nomina, era luglio del 2023, Nando Ardita ha rassegnato le dimissioni da presidente della Fondazione Carnevale di Acireale. Era stato lo stesso Ardita, nel corso della sua ultima intervista rilasciata ai nostri microfoni, a lasciar ventilare qualcosa. Non un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Una decisione, scrive Ardita nella sua lettera, che non ho preso a cuor leggero, ma in maniera consapevole. E ritengo sia la scelta giusta per me in questo momento. Un anno fa ho accettato l'incarico. Ho sempre avuto una passione infinita per il nostro carnevale. Donare gratuitamente il proprio tempo per un qualcosa a cui uno crede, penso sia la cosa più nobile che una persona possa fare. Un ruolo da presidente che lo ha fatto crescere e imparare molte cose anche grazie alle persone che ha avuto al suo fianco, appassionate e dedite alla missione della Fondazione. È stato un privilegio servire la mia comunità e orgoglioso di quanto siamo riusciti a realizzare in questo anno, scrive ancora Ardita. E confido che il progetto possa continuare a crescere e a prosperare ancora sotto la guida di un nuovo presidente che abbia il tempo necessario per gestire nuovi eventi. Ho fatto del mio meglio con continua per garantire una transizione il più possibile fluida e sarò felice di offrire il mio supporto per garantire che tutto proceda senza intoppi. Un ringraziamento per la fiducia data l'ex presidente lo ha rivolto al sindaco Barbagallo, al deputato regionale Nicola D'Agostino, a tutto il CDA e a quelle persone che hanno collaborato a vario titolo al raggiungimento degli obiettivi, fino ai maestri dei carri allegorici e dei carri in fiore, dei giovani dei carri in miniature e maschere isolate, ai quali scrive: siete voi il futuro del nostro stupendo carnevale. Sono certo che i nostri percorsi si potranno incrociare di nuovo in un prossimo futuro. Lascia uno spiraglio aperto alla fine del suo messaggio Ardita, che riceve ringraziamenti e gli elogi per l'incarico ricoperto da presidente del CDA della Fondazione del Carnevale di Acireale, da parte del sindaco Roberto Barbagallo e della sua giunta. Una scelta che ci rattrista ma che rispettiamo, consapevoli che non sia stata presa a cuor leggero. La sua guida, afferma il primo cittadino, ha dato lustro sia al Carnevale di Acireale e alla Festa dei Fiori che a tutte le manifestazioni collaterali organizzate nel corso dell'anno. Siamo certi di poter contare ancora sulla sua collaborazione e sul suo prezioso contributo, perché la passione sempre mostrata per la città continuerà al di là dell'incarico. È già Toto presidente Carnevale per la sostituzione. Secondo ambienti ben informati, la scelta potrebbe ricadere su Giuseppe Sardo, già assessore allo sport durante il primo mandato da sindaco di Roberto Barbagallo. Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell'ospedale San Marco di Catania su una donna deceduta a causa delle ferite riportate nel corso di un incidente. Gli organi prelevati: fegato, reni e cornee. Il delicato intervento è stato possibile in virtù della consolidata e stretta collaborazione tra l'azienda ospedaliera universitaria Rodolico San Marco e l'ISMET di Palermo. Dopo aver verificato l'idoneità della donatrice, i medici palermitani hanno effettuato il prelievo del fegato e del reni, mentre le cornee sono state prelevate dall'equipe oculistica dell'ospedale San Marco. La sindaca di Acicatena, su espresso invito del comandante della stazione elicotteri della Marina Militare di Catania, ha presenziato al passaggio di consegna al comando del secondo gruppo elicotteri tra i comandanti Lorenzo Coletta e Claudio Vinci. Come si ricorderà, è stretto il legame tra il comune di Acicatena e la base della Marina Militare, specie dopo gli incendi del 25 luglio del 2023.
quando il personale di un elicottero della base si mise al lavoro per arginare il devastante incendio che interessò gran parte del territorio catenoto. Per questo motivo il comune di Accicatena consegnò degli encomi alla Marina Militare nelle persone di Coletta e Leoni, così come a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Durante la cerimonia del passaggio di consegne, lo speaker della manifestazione ha così citato ripetutamente l'ente comunale catenoto. È stata una cerimonia molto bella e partecipata, commenta oggi la sindaca Ferro. È stato un onore ricevere l'invito a partecipare al passaggio di consegne, momento significativo e di grande valenza e importanza. Non finiremo mai di ringraziare i vertici della base Maresteli per il concreto aiuto ricevuto durante l'inferno di fuoco del 25 luglio 2023. Bilancio positivo per la Vini Milo, registrate oltre 20.000 presenze. Si conferma un successo la 44esima edizione di Vini Milo, che quest'anno nei due weekend di piazza ha superato le 20.000 presenze. Sold out anche le masterclass dello scorso fine settimana, quella che ha visto ospite il giornalista enogastronomico Carlo Zucchetti, con la degustazione Ice Sicilia guidata da Claudio Di Maria e le produzioni di Monte Fiascone della Tuscia in provincia di Viterbo. Grande successo anche per la degustazione tenuta dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori e l'omaggio di Federazione Italiana Sommelier a Mario Soldati, a 25 anni dalla scomparsa dello scrittore pioniere del giornalismo enogastronomico. Bilancio sicuramente positivo di questa 44esima edizione, che si conferma sempre più la manifestazione di riferimento per i vini dell'Etna e non solo, anche siciliani. E poi in questi due ultimi giorni abbiamo avuto anche ospiti qua nella Enoteca all'aperto, i vini della Tuscia, che hanno suscitato anche tanto interesse. Quindi Vini Milo sempre più una manifestazione che non parla solo dei vini dell'Etna, ma anche di vini di altri territori italiani. Queste due serate di piazza sicuramente hanno confermato la grande popolarità di questa manifestazione. Abbiamo sicuramente confermato le 10.000 presenze in due serate della settimana scorsa e forse anche qualche cosa in più. Quindi siamo soddisfatti sia della riuscita della festa di piazza che anche di tutta la parte tecnica, delle degustazioni, masterclass, che sono state sempre piene e che hanno riempito di contenuti questa manifestazione. Fra le presenze internazionali a Vini Milo 2024, lo statunitense Kate Edwards, apprezzato blogger e wine educator certificato, affiancato dal connazionale Brandon Tokash, milese di adozione, grande cultore e promotore dei vini dell'Etna. Menzione speciale per la prima edizione di Vini Milo Fest, serata dedicata a piatti tipici siciliani con ricette della tradizione contadina e della cultura popolare, vini, liquori e distillati siciliani, organizzata da Comune, Proloco di Milo e Archidrama, che ha registrato ottima affluenza. Quest'anno, come nuova iniziativa, abbiamo fatto questo nuovo evento che si è fatto al Teatro Lucio Dalla. Abbiamo curato tutto, dall'A alla Z, dagli allestimenti al food. È stata veramente una serata di grande successo e molto elegante. Speriamo di replicarla anche il prossimo anno e di farla diventare la serata glamour della Vini Milo. Strada del vino e dei sapori dell'Etna, oltre a gestire l'Enoteca all'aperto, ha organizzato un convegno sul tema dell'intelligenza artificiale, che ha visto un partecipato dibattito col pubblico in sala. Anche quest'anno Vini Milo si riconferma una manifestazione molto importante per il territorio, grandissima affluenza di wine lover e appassionati di vini dell'Etna e non solo. Anche quest'anno la strada del vino e dei sapori dell'Etna offre in degustazione una grande quantità di vini, circa 160 etichette tra bianchi, rossi, rosati e spumanti. Ospitiamo anche un'altra strada del vino, quella della Val di Noto. Come ogni anno la strada del vino organizza un convegno tematico. Quest'anno abbiamo scelto l'intelligenza artificiale come focus
appunto era l'intelligenza artificiale, l'utilizzo che se ne potrà fare anche nell'ambito dell'enoturismo. Bilancio più che positivo dunque per l'edizione 2024 di Vinimilo, che si inquadra fra le iniziative che vedranno la Sicilia regione europea della gastronomia 2025. La Chiesa ha festeggiato ieri la Natività di Maria Bambina da Cireale, ieri sera processione del prezioso simulacro per le vie cittadine, portato in spalla dai devoti. Una processione partecipata, quella di ieri sera, in occasione dei festeggiamenti della Natività di Maria Bambina nel 270° anniversario del culto avviato da Cireale ad opera del cappuccino padre Costantino, che espose l'8 giugno del 1754 la statua della Madonna alla venerazione dei fedeli e in ricordo del 70° anniversario della processione esterna istituita da padre Agatino Leonardi. Il prezioso simulacro di Maria Bambina è stato portato in spalla dai devoti, con in testa il parroco della comunità Santa Maria degli Angeli, padre Calogero Frisenda, per le vie cittadine, da Viale Regina Margherita, via Mancini, Corso Umberto, tra le casette allestite in occasione della Fiera dello Ionio, e poi piazza Duomo, Ruggero VII, piazza Leonardo Vico, Angelo Raffaele, via Galatea, per fare rientro in chiesa da piazza Peppino Impastato. A precedere la processione è stata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Di Fondi e presidente dell'ufficio del lavoro della sede apostolica Monsignor Giuseppe Sciacca, che nel corso della sua omelia ha affermato come la nascita di Maria avviene in silenzio, senza che il mondo se ne accorga. È l'aurora della salvezza, annuncia la venuta del Messia e preannuncia la nostra redenzione. A Maria Bambina affidata la protezione dei bambini e delle famiglie, ma si è pregato anche per la pace, con un momento che ha visto la lettura delle preghiere da parte dei bambini della parrocchia. L'artistico simulacro di Maria Bambina rimarrà in questi giorni esposto alla venerazione dei fedeli sull'altare maggiore fino a giovedì. Da oggi e fino a mercoledì previsti dei momenti di preghiera dal mattino e la celebrazione delle sante messe nelle sere, con inizio alle 19:30, presiedute da Don Salvatore Di Mauro stasera e Don Alessandro Di Stefano, decano della Basilica Collegiata San Sebastiano Martire, mercoledì. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, inoltre, domani sera, al termine della santa messa, saranno benedetti gli zaini dei bambini. Giovedì, festa del Santissimo Nome di Maria, che coincide con la conclusione dei festeggiamenti in onore della bambinetta. Il programma prevede dalle 8 alle 11 del mattino la celebrazione delle sante messe e poi ancora un'altra alle 19:30 presieduta da padre Frisenda. I festeggiamenti si chiuderanno con la riposizione dell'antico e prezioso simulacro di Maria Bambina nella cappella. Adesso ci fermiamo, ancora una breve pausa pubblicitaria nella terza parte dello sport. InnovaSol Energy Solutions apre un nuovo showroom da Cireale. InnovaSol progetta e realizza in tutta la Sicilia, chiavi in mano, impiantistica civile e industriale, realizzando sistemi fotovoltaici, solari termici, climatizzazione a pompa di calore. InnovaSol, un pool di professionisti presenti nel settore da oltre 15 anni, in grado di risolvere rapidamente, attuando le soluzioni più consone al caso, qualsiasi problema di risparmio energetico. Venite a trovarci nel nostro nuovo showroom in piazza Europa 12 ad Acireale. Valuteremo insieme le proposte di mercato, le opportunità e i vantaggi. Per info e appuntamenti 095 293 9827. Campioni del risparmio, dal 3 al 12 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Alcuni esempi: Mutti, passata di pomodoro in bottiglia da 700 grammi a 95 centesimi. Galbani, mozzarella Santa Lucia, Tris da 100 grammi per 3 a 1,99 euro. Biopresto detersivo liquido da 35 lavaggi, vari tipi, a 3,49 euro. Campioni del risparmio, dal 3 al 12 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Inquadra il QR code e cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza.
Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. La salute è un bene prezioso e spesso sottovalutato. La salute è la più grande ricchezza, è la pace della mente ed è felicità. Il nostro corpo è il nostro giardino e la salute è un rapporto tra te e il tuo corpo. Farmacia Gallo, per noi la tua salute è importante. A Guardia, in via Nazionale 196, a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio in Serie D a Cireale Bello per 35 minuti, poi viene travolto. I Granata centrano un palo sullo 0-0, falliscono un calcio di rigore sull'1-0 per i locali. Non è il peggior inizio di sempre, la Palma resta Potenza Cireale 7-2 del 1952, ma Epifania, la sua prima di campionato, va vicinissima a un patatrac storico. La Scafatese, si sapeva, sarebbe stato avversario ostico per aprire il campionato, ma si sperava in una sconfitta dignitosa, e lo è stata per certi versi, anche se i freddi numeri raccontano il contrario. Già perché per mezz'ora la Cireale è stata pienamente in partita, anzi ha fatto addirittura la voce grossa in casa di una delle più solide candidate alla vittoria finale, ma poi ha finito per schiantarsi contro il gap tecnico, un po' come era successo alla Cireale di Marra in casa la scorsa primavera contro il Trapani. Soprattutto i 4 gol di differenza tra Scafatese e Cireale sottolineano impietosamente la differenza tra una squadra che può permettersi in rosa gente come Ciro Foggia e chi non può. È stato il senso del gol dell'airone giallo-blu infatti a spaccare la partita in un primo tempo che era stato equilibrato, di più che aveva visto la Cireale partire benissimo e far tremare con Marchionni il palo alla sinistra di Becchi. La Scafatese risponde con un colpo di testa in mischia da due passi che finisce sul fondo. Foggia scalda in mancino con un diagonale alle stelle, più pericoloso su Eva che si presenta tu per tu con Becchi, bravissimo ad andare giù e disinnescare il pericolo, ed è qui che la partita cambia nel giro di 11 minuti. Le difficoltà atletiche che ancora ci sono in casa Granata si evidenziano tutte sul lato sinistro della difesa, dove gli attaccanti gialloblu si infilano come un coltello caldo nel burro tra Blasé e Cassese. Ne viene fuori un calcio di rigore che Foggia trasforma a modo suo, Zizzani intuisce ma il tiro è troppo potente. La Cireale non molla e ha subito la possibilità di pareggiare. Sull'altro fronte infatti è Fanguà a trovare il corridoio giusto e a venire steso in area. Sul dischetto però la Cireale non affoggia ma solo Marchionni, tiro debole, Becchi ringrazia. A Cireale poi anche sfortunato, una stoccata di Aliperta deviata da un difensore, si impenna e finisce sulla traversa, sulla palla respinta dal Legno, il più lesto ad arrivare è ancora Ciro Foggia, tapin facile facile 2-0. La combinazione tra rigore sbagliato e gol subito stronca la Cireale che a questo punto esce di scena, e nel finale di frazione la Scafatese ottiene un altro penalty, azione play di quella che era valsa il rigore dell'1-0. Sul dischetto questa volta va Palmieri, Zizzani è strepitoso a respingere con l'aiuto ancora della traversa, ma ancora una volta sulla palla il primo ad arrivare è Foggia. 3-0 e partita virtualmente finita. La Cireale della ripresa è una squadra sotto shock, il fantasma dell'11 vivace e brillante visto fino al 2-0. La Scafatese controlla senza soffrire e anzi costringe Zizzani al super lavoro per evitare il poker, che è solo rinviato però perché dal corner successivo la palla arriva dal Badoro che si inventa una bicicletta da antologia. Il portiere Granata tocca ma non può evitare il 4-0. La Cireale esce dal campo della Scafatese con una batosta che servirà e come. Epifane si troverà infatti ben evidenziato tutto quello che ancora c'è da aggiustare nella squadra, dalle disattenzioni difensive a un certo cinismo sotto porta che la Scafatese ieri ha avuto in abbondanza e la Cireale no. Non persi di partire perché ne ha persi, ma come questa foca. Mi spiace, però io questo noi l'abbiamo messo in conto, perché quando fai una squadra con tanti giovani l'esperienza fa una differenza. Oggi purtroppo ci è mancato quel pizzico di esperienza, quella piccola furbizia che ti porta a casa, che ti porta il primo tempo a un risultato diverso, però ripeto, non me l'aspettavo nemmeno io più di 35 minuti di questo livello della Cireale, e logico che li dobbiamo portare
a tutta la partita, però credo che non tutte le domeniche andiamo a Scafatese. Il pesante KO mette i granati in coda alla classifica assieme ad altre squadre uscite e battute dal primo turno di campionato, ma con peggior differenza reti del gruppo, quindi all'ultimo posto davvero. Ma il presto per fare drammi, si è solo alla prima giornata e già tra 7 giorni ci sarà una pronta occasione di riscatto, a patto di battere allo stadio Aci e Galatea il Favara dell'ex Infantino. Aci Reale, che non è l'unica sorpresa negativa di questa prima giornata di campionato, perde infatti anche il Siracusa 1-0 sul rigore in casa del Sambiase, e a violento anche per la Nissa, frenata in casa sull'1-1 dalla Vibonese. Sorpresa positiva è il Paternò, che sbanca 1-0 la Tana del Pompei. Nessuna sorpresa invece da Barcellona, dove la Regina fa il suo dovere e supera 2-1 a domicilio la Nuovigea con un rigore contestatissimo. Finiscono pari i derby siciliani di giornata: 0-0 tra Favara ed Enna, 1-1 tra Ragusa e Sant'Agata, 2-2 tra San Cataldese e Licata. Sconfitta invece per l'Acragas, superato 2-0 all'Ocri. Scendiamo di un gradino, anche due. Coppa Italia dilettanti in eccellenza, avanti l'Aci Sant'Antonio, fuori invece il Mister Bianco. In promozione invece Impresa dell'Aci Catena, che rimonta a domicilio la Gimnica Scordia. Aci Sant'Antonio, Milazzo e Modica avanti, Gela bocciato. Il ritorno del primo turno di Coppa Italia di eccellenza premia la squadra biancazzurra, che dopo lo 0-0 dell'andata supera 1-0 in casa la Ionica grazie al colpo di testa ravvicinato di Brumat. Sant'Antonesi che raggiungono al turno successivo il Modica 1-0 alla Palazzolo dopo l'1-1 dell'andata, e il Milazzo che replica in casa l'1-0 di 7 giorni prima contro il Rosmarino. Fuori invece il Mister Bianco, sconfitto 2-0 in casa della Leonfortese. Non riesce invece al Gela l'Impresa Sciacca, con i neroverdi di casa che dopo aver vinto 2-0 all'andata vincono 1-0 anche la gara di ritorno. In Coppa Italia di promozione l'impresa di giornata è quella della Cicatena di Mister Iemma, che ribalta lo 0-1 subito all'andata dalla Gimnica Scordia, imponendosi in trasferta 3-1. Inizio shock per i biancorossi, perché a passare per primi sono proprio i padroni di casa con la spaccata di Nobile dopo 20 minuti. Prima dell'intervallo però la Cicatena riaccende le speranze promozione grazie al calcio di rigore guadagnato da Fisichella e trasformato da Palazzo Solo. Nella ripresa la Cicatena rimette in equilibrio il discorso qualificazione con il destro di Fisichella deviato da un difensore, che si spegne imparabilmente nel 7 alla sinistra del portiere. Poi trova il gol che vale il passaggio del turno con il micidiale contropiede finalizzato da Strano. Assieme alla Cicatena passa il turno anche l'Aci Bonaccorsi, che dopo il successo nella gara d'andata fa 1-1 al comunale contro l'Aci e Galatea. Vantaggio dei gialloverdi con la rete a porta vuota di Randis, pari dei padroni di casa su rigore procurato e trasformato da Borzì. Passa il turno anche la Russo Calcio, 1-1 a Santa Domenica Vittoria dopo il successo per 1-0 dell'andata, che raggiunge così al turno successivo anche Santa Venerina e San Pietro, qualificatesi a tavolino senza bisogno di disputare quindi la gara di ritorno, rispettivamente contro Belpasso e Giarre. Una grande festa a passo di Nordic Walking, quella svoltasi ieri mattina a Nicolosi nella seconda tappa del circuito regionale Style Contest della scuola italiana di Nordic Walking, camminatori e istruttori della Sicilia, insieme ad alcuni partecipanti provenienti anche da Pomezia e dal Friuli, si sono confrontati lungo la pista di atletica del campo dei Monti Rossi sulle varie prove tecniche alla presenza di giudici nazionali qualificati. La vittoria assoluta è stata appannaggio della maestra federale Manuela Brancato, che si è aggiudicata il miglior punteggio. Per la categoria istruttori uomini invece, sul gradino più alto, Antonino Spinella. Poi per la categoria camminatori maschile sul podio ancora una volta l'associazione Nordic Walking Etna, con il primo posto di Antonio Vitale. Per quanto riguarda la sezione femminile invece, il gradino più alto del podio occupato dalla giovanissima Cristina Messina. Una giornata vissuta all'insegna delle emozioni, con la grande partecipazione registrata a Nicolosi. E adesso in chiusura le previsioni meteo per la giornata di domani. Martedì
tempo a tratti instabile sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile su coste settentrionali e zone vicine con rovesci temporaleschi a tratti intensi, più sole altrove. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni grossomodo stazionari. Venti da nord. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione prestataci e TG Reporter torna domani alle 13:40. Arrivederci.